Per Bernardino Luini ci sono altri elementi da dover sottolineare, e questi li ottiene attraverso un sistema tecnico e pittorico di uso molto vivace, molto forte, molto impattante del colore, e non solo. L'idea è quella di raccontare i personaggi, come si vede in questi soldati che trovano il sepolcro di Cristo vuoto, visto che Cristo, come si vede nella lunetta superiore, è risorto. I movimenti devono raccontare emozioni, la gestualità deve corrispondere ad un sentimento e ad un'emozione interiore. Quindi per Bernardino Luini ciò che conta è la spazialità dell'opera, all'interno della quale inserire personaggi che si muovano, che siano esplicativi di stupore, di paura, di violenza, di qualunque sentimento ed emozione che debba essere espressa da quel tipo di immagine. E questo si ritroverà poi anche nell'aula dei fedeli, dove adesso possiamo andare a vedere quelle che sono alcune delle realizzazioni pittoriche di Bernardino. Si ritrovano le stesse sante, più o meno. C'è una bellissima cappella dedicata a Santa Caterina, e poi parleremo dei suoi figli.